In compagnia di Franco Tagliaboschi, presidente ANPI di Cascina, oggi festeggiamo, no? Diciamo, commemoriamo l'ottantesimo anno dei bombardamenti di Cascina. Che cerimonia è questa? Questa è una cerimonia molto importante perché fa parte della memoria storica della nostra città di Cascina. Per cui 80 anni fa qui morirono 45 persone, 45 cittadine e cittadini sotto i bombardamenti degli anglo-americani. C'era il passaggio del fronte e c'erano i tedeschi in questo territorio, per cui si fronteggiavano i due eserciti, l'esercito anglo-americano che risaliva dal sud per liberare l'Italia dal nazifascismo e i tedeschi che risalivano l'Italia stessa per la fuga. E in questo contesto c'erano scontri anche estremamente non solo numerosi ma anche violenti, e in questo contesto ci fu il bombardamento della nostra città, che noi vogliamo ricordare perché è importante, perché è un elemento della memoria storica che noi come ANPI è il nostro compito portare avanti. Intanto grazie a tutti per essere intervenuti, ringrazio prima di tutto l'ANPI, non soltanto per la giornata di oggi, ma per l'azione che quotidianamente svolge sul nostro territorio di ricordo e di memoria e di sprone anche nei confronti dell'amministrazione comunale. Ringrazio la società operaia, ringrazio Giancarlo Catarzi, poi ne parleremo dopo, che ha recuperato quest'area che era stata bombardata, perché oggi siamo qui per ricordare il 5 luglio del 44. Anche Cascina fu caratterizzata dal passaggio della guerra. La linea del fronte sull'Arno era contesa tra alleati e tedeschi e si susseguirono azioni belliche e cannoneggiamenti. Il 5 luglio gli aerei alleati sorvolarono a bassa quota la campagna e sganciarono le bombe sul centro cittadino. Il fumo si alzò tra il campanile e la torre dell'orologio, la zona di via 20 Settembre venne distrutta e rasa al suolo. Si contarono 45 morti. Oggi ci troviamo qui, proprio dove caddero le bombe, per ricordare i morti civili di una guerra frutto delle barbarie nazifasciste, perpetrate anche nel nostro territorio. Perché guardate, la lettura del ventennio fascista è semplice. Un governo insediatosi con la marcia su Roma, un capo del governo che diviene dittatore e azzera la libertà nel paese, che lo isola, condivide le leggi razziali con il nazismo, porta l'Italia in guerra e con un fronte che la attraversa da nord a sud la lascia in macerie. Rovine materiali e rovine morali. Un paese distrutto da chi lo aveva imprigionato, come in prigionia era finito chi dissentiva. Il 25 aprile ricordiamo, celebriamo e festeggiamo chi lottò per cambiare il paese, per cambiare un sistema che dopo 20 anni sembrava non potesse essere scalfito. Quella generazione che ebbe il coraggio di costruire il fronte della resistenza in guerra e ebbe la forza di guardare oltre le macerie per ricostruire il paese e condurlo in quel progetto europeo che ha garantito decenni di pace al continente. Negli ultimi anni alcuni settori della politica hanno cercato di revisionare la storia e hanno provato a distinguere tra la dittatura fascista e il nazismo tedesco. Ma il patto che passò dalle leggi razziali del 38 affondava le sue radici in una visione comune della società, basata su logiche discriminatorie e sulla violenza. Una violenza partita sin dall'inizio degli anni 20, con le azioni delle squadracce, anche nel nostro territorio. Episodi tragici che ci hanno portato a ricordare gli assassini di Benvenuti, Bartoli e Comaschi. La scia di sangue e di repressione delle libertà si estese e si ampliò per oltre 2 decenni, fino al tragico collasso che lasciò un paese fatto di macerie e di profonde ferite. Come quelle rintracciabili anche qui a Cascina,
in parte visibile e riportata alla luce di recente grazie a questo intervento di recupero. Ora non vedo più Giancarlo, ecco, portata a termine da Giancarlo, che a cui daremo la parola dopo. Dopo la dittatura e la guerra c'era un paese da ricostruire fisicamente e moralmente. Ci possono essere fiumi di parole, ma le vicende della storia restano e presentano un messaggio preciso. Senza i partigiani l'Italia sarebbe stata solo una nazione legata ai nazisti. Come è evidente che senza gli angloamericani e sovietici la guerra in Europa avrebbe probabilmente avuto un esito diverso. E risulta evidente che i paesi e gli eserciti che sostennero la resistenza dettero armi ai partigiani che combattevano contro i nazifascisti. Se le bombe, cadute anche su Cascina, sono di matrice alleata, la causa va però ricercata in chi di quella guerra è stato il responsabile principale, il fascismo. E io quando stavo uscendo di casa stasera, ero da un'altra parte, ho avuto una giornata di corse, sono passato da casa, ho fatto una doccia, mi sono cambiato, e la bimba più piccola, quando mi ha visto con la camicia, mi ha detto: ma dove vai, babbo, con la camicia? Perché di solito sono un pochino più sportivo. E allora gli ho detto che stavo venendo a Cascina, perché erano 80 anni e dovevamo ricordare quando ci sono stati i bombardamenti degli alleati. E allora la bimba mi ha detto: babbo, ma perché ricordate i bombardamenti? Sono una cosa brutta, non va ricordata. Allora le ho spiegato che va ricordata, che i bombardamenti vanno ricordati, perché quello che è successo non si ripeta mai più. È importante, siamo qui oggi e durante questo 80esimo faremo una serie di iniziative su tutto il territorio, perché quello che è accaduto il 5 luglio del 44 non si deve più ripetere. Ricorderemo, ora non faccio l'elenco delle iniziative che faremo di qui in avanti, per cui ringrazio già da ora l'AMPI per il supporto che ci darà in tutte queste iniziative. Ricorderemo la liberazione della nostra città, ricorderemo tutte le vittime delle barbarie nazifasciste dell'estate 44. Viva la Repubblica, viva la liberazione, ora e sempre, resistenza.